Vediamo se riesco a fare un video fuori. Buonasera. Come state? Spero tutto bene. Sono appena tornata da fare la spesa. Purtroppo mi sto rendendo conto di una cosa. Di una cosa che mi crea molto fastidio. E dovete sapere che in pratica io abito in un quartiere, insomma, in cui ci sono molte persone che hanno delle problematiche. Quindi praticamente quando esco di casa ci sono sempre le stesse persone, sempre con le stesse facce che ti guardano. È per questo forse che mi sono molto chiusa negli ultimi anni ed esco giusto il minimo indispensabile. Perché come sapete, purtroppo assimiliamo tutti i comportamenti e tutte le cose esterne, e anche se le persone di fatto non fanno niente di male, con i loro modi di fare è come se filtrano dentro e mi creano dei problemi. Se succede una volta ogni tanto non mi capita niente, però se tutte le volte, tutte le volte io che esco di casa trovo sempre le stesse persone, sempre lì a fissare, sempre lì con quelle facce che sembra che stanno morendo da un momento all'altro, tutti così ragazzi, sono praticamente tutti così. E poi sono sempre le stesse persone, cioè non, è pazzesco come, cioè, vedete che io ho bisogno anche di sbatterci la testa più volte, perché ci sono delle cose nella realtà che non sono come me le immagino. Cioè io sono portata a pensare che se una persona abita in un quartiere, ad esempio, che non è proprio il massimo della vita, va bene, non è che ci deve far piacere, non è che ci deve far conoscenza con le persone, però capiterà, perché comunque capiterà, magari un giorno esci e non c'è nessuno, l'altro giorno esci, magari ci sono quei due o tre personaggi un po' strani, però puoi passare magari da un'altra parte, fare un'altra strada, un altro giorno esci, di nuovo non ci sarà nessuno, invece no ragazzi, tutti i giorni io quando esco di casa c'è qualcuno del quartiere che è lì, che fissa, è lì seduto non so da quante ore su quella sedia, non so da quante ore, che ovviamente ti fissa perché tu passi e ovviamente deve guardare, e niente, questa cosa mi sta creando moltissimi problemi, perché non pensavo, sinceramente, devo dire la verità, non pensavo che funzionasse così, non so cosa dirvi, cioè nel mio immaginario, forse ho un immaginario molto più creativo di quello che è la verità, di quella che è la realtà. Il fatto sta che io tutte le sante volte, da quando esco, da 4 anni che abito in questa casa, tutte le volte c'è sempre quest'aria che mi... c'è sempre quest'aria di negatività, quest'aria di persone strane che mi entra dentro. Io quando arrivo a casa sono schifata, non so cosa dirvi, sono schifata. E non mi piace questa cosa, perché io vorrei muovermi nell'ambiente tranquilla. Invece tutte le volte arrivo a casa traumatizzata, nonostante non abbiano fatto chissà che cosa, ma a me sinceramente, anche semplicemente che passo e ogni volta uno si gira a guardare, mi dà fastidio. Può capitare una o due volte, ma se io ogni volta esco di casa e mi fissi sempre con gli stessi modi di fare, dopo un po' è quel comportamento che mi entra dentro e mi dà fastidio. Quindi adesso sinceramente è un po' un problema, perché ero arrivata a pensare che per le poche volte che esco di casa lo sopportavo e via andare. Invece ho notato che anche se esco poco di casa mi dà fastidio perché succede sempre la stessa cosa. Quindi questa cosa sta iniziando a entrare nel mio cervello come una sorta di loop, quindi anche se io esco una volta a settimana e ogni volta a settimana succede sempre la stessa cosa, sempre le stesse persone, cioè non c'è mai quel, non so se avete capito, non c'è mai quella cosa nuova, quell'aria nuova, no? Magari non c'è nessuno o ci sono magari altri tipi di persone.
Non succede mai, quindi questa è una cosa che ho dovuto imparare. Se anche esco pochissime volte e tutte le volte puntualmente succede sempre la stessa cosa che mi dà fastidio, quella situazione mi inizia a creare dei problemi. Quindi adesso vi dico, io praticamente perché sto facendo questo video? Perché io quando vado a fare la spesa passo davanti a un bar, ragazzi di ubriaconi e marocchini, ok? E l'ho detto, di ubriaconi e marocchini, tutti straiati con le gambe all'aria, tutti uomini, tutti con le gambe larghe, con ste birre di merda. E davanti c'è una sorta di, come si dice? Sì, c'è una sorta di piazzale enorme dove fanno il mercato, però uno penserebbe, vabbè, guarda dall'altra parte e dirigiti a fare la spesa, ed era quello che pensavo anch'io. Peccato che anche dall'altra parte ci sono tutti sti uomini in piedi che bevono, che si posizionano lì come delle gallinacce, non lo so, con dei problemi mentali. E quindi io praticamente passo tra queste due cose ogni volta. Cioè, sembra che devo fare la passerella per loro. Cioè, qual è il gioco qua? Perché a me non piace. Quindi, che dire, io fino a qualche mese fa ero del pensiero che le cose comunque, anche se, cioè, se sono poche, si può anche provare a sopportare. Però effettivamente, se il gioco è proprio questo, a me non sta bene, anche se esco poche volte e ci sono sempre le stesse persone, a me non sta bene comunque. Quindi adesso cercherò un attimo di capire come fare. Piuttosto, ragazzi, mi faccio la strada più lunga per non incontrare queste persone, perché mi sta iniziando veramente a dar fastidio. Al di là del fatto che si crea anche un loop temporale in cui sembra che è sempre lo stesso giorno, perché li vedi sempre tutti uguali, sempre tutti vestiti uguali da lavoro, tutti lì fermi così, sempre questi stessi modi di fare, quindi si crea anche una sorta di loop temporale che mi sta iniziando a dar fastidio, perché la vita è tutta un'altra cosa, invece questi sono fermi lì, come degli automi, non so a quale spazio temporale appartengono. E poi anche perché un po' di tempo fa mi ero interessata di queste tematiche perché avevo paura che andando ad evitare, sapete la storia che se si evita, c'è la paura che poi la cosa si rafforza, la problematica si rafforza. Nella psicologia c'è questa cosa che si dice che se noi abbiamo paura di qualcosa o ci dà fastidio qualcosa e tutte le volte la evitiamo, praticamente quella cosa lì diventerà più grossa. Però in effetti mi ero molto informata bene, avevo chiesto anche consulto a delle persone, a degli psicologi per parlare bene di questa tematica e in effetti mi hanno dato una risposta corretta, nel senso mi hanno dato una risposta che effettivamente mi ha convinto, perché se si tratta di un evitamento, cioè, se si tratta di una cosa che veramente ci sta creando delle problematiche, che continua a ripetersi continuamente, è giusto che si evita, ragazzi, perché se no può diventare un problema per la nostra vita. Però in pratica loro hanno detto così, alla fine è stata detta così questa cosa. Però se è un fatto sporadico, che succede tipo una volta all'anno, non è che dobbiamo legarci al dito quella situazione e allora non fare più quell'azione perché è successa quella volta e quindi no, prendiamo di petto questa cosa e quindi iniziamo a non fare più niente perché se no non sarebbe più vita. Però questo sarebbe il caso che succede tutte le volte, cioè io 2 volte a settimana esco di casa per andare a fare la spesa, per fare le mie cose e tutte le volte casualmente devo entrare in contatto con queste persone, questa realtà che comunque come vedete non è che parliamo o chissà che rapporto si instaura perché io non ho mai parlato con queste persone, però solo il fatto di vederli continuamente vedete che mi crea dei problemi. Niente. Volevo rendervi partecipe di questa situazione e non lo so,
Io sinceramente passavo di lì perché almeno andavo più veloce perché è proprio dietro casa. A questo punto veramente forse preferisco prendere la bicicletta e ogni volta fare il giro largo, così evito proprio di vedere queste cose. Anche perché è un problema, perché succede che se io non esco mai di casa, ho notato anche questa cosa purtroppo, se io non esco mai di casa e le uniche volte che esco mi trovo sempre con queste cose che mi danno fastidio, sarà ancora più difficile uscire di casa. Quindi vedete che si instaura un circolo vizioso molto negativo, che poi mi porterà a chiudermi ancora di più alle cose, alla vita, alle persone e a tutto, perché quella poi sarà l'unica esperienza che il mio cervello vede quando esce di casa. Quindi questa cosa probabilmente la devo modificare. Ora vado perché devo fare una cosa importantissima, devo mangiare i miei sofficini. Ciao!